Allora, dobbiamo parlare di alcune cose che per i nostri amici sembreranno piuttosto così campate per aria, però con una visione della complicità della società sono tutte strettamente correlate l'una all'altra. Partiamo da un libro che è stato presentato di recente da Don Ennio Innocenti, che è un prete molto combattivo. Questa è una rivista, cioè questo libro è stato fatto con gli articoli pubblicati su questa rivista, sì sì, no no, e che io mi pregiavo di leggere negli anni 60-70, quando assieme ad altri facevo una pregevole pubblicazione che si chiamava La coscienza del cittadino. È interessante vedere come quelle posizioni nell'ambito cattolico abbiano, ancorché all'epoca viste un po' sotto un'ottica di estremismo, erano però posizioni, all'epoca c'era anche il problema posto da Lefebvre che lo metteva poi in termini molto più teologici, ma insomma era sempre una visione di persone che si rendevano conto che da parte delle autorità della Chiesa avvenivano dei cedimenti piuttosto gravi di carattere dominale. La democratizzazione della Chiesa, loro la chiamano modernizzazione, concetto della modernizzazione, ha fatto gli stessi danni nella Chiesa che sta facendo la democratizzazione della società italiana. Possiamo fare questo parallelo, anche perché, scusa se ti ho interrotto, a monte gli autori sono gli stessi. Esattamente. Allora, all'origine di tutta questa problematica, che va sviluppata, perché è una problematica di cui bisogna rendersi conto, noi l'abbiamo capita, io posso dire che la mia età è un'età che mi permette di dire, avendo sempre vissuto all'interno queste problematiche, anche dal punto di vista istituzionale e politico, perché sono stato anche istituzionalizzato dal punto di vista politico, però questa problematica va vista in un'ottica molto chiara e molto precisa. Quando tu dal punto di vista dottrinario fai dei cedimenti, questi cedimenti sono irreversibili. Quando tu fai dei cedimenti al nemico, questi cedimenti, in una dottrina rigida come quella di una religione cattolica, è un cedimento definitivo, cioè tu smantelli certe difese, togli certi mattoni dal muro di cinta, non c'è niente da fare. È quello che appunto quelli che facevano questa splendida rivista, che aveva la redazione, io mi ricordo, a Grotta Ferrata, vicino a Roma, c'erano però anche degli autori francesi, e quelli era quella che denunciavano queste cose. Allora, ripeto, oggi si contesta ad esempio all'attuale Papa avere il gusto del dialogo, no? Cedendo però sulle posizioni dell'altro dialogante, il che non ha assolutamente nessun costrutto. Io posso dialogare, ma su alcune cose, non posso dialogare su tutto e sui principi. Quando il Papa, volendo dialogare, dialoga con un esponente di una precisa linea ideologico-politica, quello del relativismo morale, no? Com'è Scalfari? È un dialogo che nel momento in cui lui, per gettare ipotetiche reti che poi non getta, accetta il relativismo morale, lui viene contro assolutamente ai suoi principi e al suo ruolo di Papa. Allora vai a fare un'altra cosa. Io mi ricordo, ero veramente ragazzo, avevo 13 anni, e ero negli scout, e ci trovammo in un facemmo un camping estivo esattamente di un mese in Val di Fassa. Vicino al nostro campeggio c'era un campeggio di scout toscani, non ricordo più esattamente da quale città venissero, e avevano un assistente spirituale il quale, per rendersi simpatico a questi ragazzi, diceva le parolacce, bestemmiava, eccetera. Questo qui era convinto di rendersi simpatico, invece era disprezzato.
perché tu non puoi venir meno al tuo ruolo, ti disprezza la gente, no? Come un genitore, no? Che permette tutto al figlio, gli permetterà tutto, ma il figlio alla fine lo disprezza. E io ricorderò sempre... Beh, una stragrande fascia di famiglie uscita fuori da fine anni 80, inizio 90, ha distrutto la famiglia proprio perché si considerava amico, il genitore si considerava un amico del figlio. Esattamente. Tu, prima di essere amico, sei sempre genitore. Beh, sei genitore, sei padre. E nel momento che abdichi a quel ruolo, Cristo, tu un bel momento hai perso la battaglia. Io ricorderò sempre quello che mio padre mi disse un giorno, che io era in vena di parlare, perché mi ha sempre parlato pochissimo, poco prima di morire tra l'altro, e mi disse, dice, io loro erano moltissimi figli, tutti maschi, e io ero veramente seccato che mio padre se la pigliava sempre con me, no? Mi accusava di tutto, mi menava, eccetera. Mi sono accorto solo adesso, e aveva circa 76-77 anni, che io ero interferito. Allora, su questo discorso io vorrei concludere e poi faremo un'altra intervista. La cosa importante è questa, perché l'impressione che mi ha dato questo Papa è veramente, se paragonato al precedente, è l'impressione del maschio dominante. Allora, guardatevi bene come funge il ruolo del maschio dominante nei branchi di cervi, in tutte le razze che vanno avanti a branco, dove c'è ovviamente anche il maschio sottomesso. Allora, l'immagine che mi viene alternativa di questo maschio dominante, perché questo qui c'ha la faccia dell'omone, dello macho, insomma, così, capito? Anche se si atteggia qui, c'ha una faccia da duro, no? E invece di quel poverello, no? Che oltretutto nella sua immagine iconica si presentava con quella cuffietta, che è vero che era cuffietta dei papi del Medioevo, ma nel Medioevo i papi picchiavano pesante, e chi si permetteva di derogare finiva male. Qui invece quella cuffietta, in quella faccetta da vecchio buono, che poi sembra appunto la cuffietta di una suora, capito? Mi dava proprio l'idea, sapete di chi? Di Stanlio, che iconica, no? Del bambino invecchiato che resta bambino e che alla fine piange